Cari concittadini, buongiorno. Riepilogo le misure economiche che abbiamo preso fino adesso per sostenervi in questa crisi. Per quanto riguarda la Tari, abbiamo annunciato con l'assessore Conte che è rinviato il pagamento a settembre. Stiamo accantonando già 10 milioni di euro per prevedere sconti sulla Tari alle categorie economiche che in questi giorni hanno dovuto cessare le loro attività. Per quanto riguarda la COSAP e l'imposta sulla pubblicità, abbiamo già detto e confermo che sarà possibile pagarle entro il 30 giugno. Non saranno applicati per chi non potrà pagare sanzioni o interessi per quanto riguarda i pagamenti, con questa avvertenza, che è anche un appello. Tutti quelli che possono pagare per il bene comune lo facciano. Il bilancio del comune è solido anche perché la stragrande maggioranza dei cittadini in questa città ha sempre pagato le tasse. Oggi possiamo usufruire quindi di un bilancio del comune molto solido che ci permetterà di annunciare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nuovi sostegni economici per le persone in difficoltà. Questo momento è il momento più duro, è il momento in cui continuare a stringere i denti, ma è il momento anche che anticipa il fatto che usciremo tutti da questa crisi e ne usciremo in piedi come città. Sarà mia cura comunicarvi i nuovi provvedimenti economici a sostegno delle persone in difficoltà appena il lavoro istruttorio degli uffici sarà terminato. Buona giornata a tutte e a tutti.